Che albero sei? Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Conoscerete sicuramente quel famoso detto: dai loro frutti li riconoscerete. E allora, che albero siamo noi? Come fanno a riconoscerci? Quali sono i frutti che facciamo cogliere agli altri per dare un nome al nostro albero? E qui il significato di tante cose. Alla fine non riusciamo a dire qualcosa di noi se non nelle cose che facciamo, perché alla fine sono i fatti le cose che contano. I ragionamenti, sì, senz'altro le idee, ma è la coerenza tra pensiero e azione. È soprattutto l'azione quello che ci determina agli occhi degli altri. E allora, se vogliamo essere riconosciuti come alberi particolari, beh, dobbiamo dare quei frutti particolari. Quali sono i frutti che possiamo dare? Quali sono i frutti che gli altri possono cogliere? Come fanno a riconoscere questi frutti? Sono commestibili? Sono invece velenosi? Sono immangiabili? Che tipo di regalo possiamo dare agli altri? Quali sono le azioni che parlano per noi? Quando si parla di personal brand, si dice che è ciò che le persone dicono quando sono uscito dalla stanza e dovrebbe corrispondere a quello che io dico di me. Chi sono, che cosa faccio, perché lo faccio, come lo faccio, con chi lo faccio e per chi lo faccio. Ma questo può essere letto soltanto da quelli che sono i nostri comportamenti, le nostre azioni, i nostri frutti. Quali sono i frutti che io posso dare agli altri? Buongiorno e buon caffè.